mio eroe, le parole disperate del papà nel giorno del funerale del giovane morto a Milano in gita scolastica e poi il suo appello, abbiamo un debito di verità. Fiaccolata contro i profughi, rinviata dopo un incontro in prefettura del sindaco, temo infiltrazioni, ha detto l'opposizione, ha paura del flop. Cittadini di Battaglia Terme arrabbiati per nuovi profughi ospitati in un albergo che era stato chiuso poco tempo fa, dopo il restauro è diventato un ostello. INPS ha parlato poco chiaro ai contribuenti, abbiamo peccato di viltà, così Tito Boeri, presidente dell'ente previdenziale oggi a Padova per parlare di liquidità. Non autosufficienza e sociale, i temi che ha affrontato la candidata alle regionali del PD Alessandra Moretti oggi davanti ai sindacati dei pensionati. Ecco i nove della lista dell'area popolare Contosi, c'è anche il vicepresidente della regione Marino Zorzato, non guardiamo indietro, soltanto avanti. Al via stamattina con l'alza bandiera all'inno nazionale l'88esima adunata degli alpini, parla padre Poiana, alpino doc, con loro ho scoperto la vocazione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Allora, in apertura di questa edizione del telegiornale andiamo subito alla chiesa di Altichiero, dove questa mattina si sono celebrati i funerali di Domenico Mauro Antonio, una chiesa davvero gremita, le parole toccanti del papà. Fiori bianchi e azzurri scelti da Papa Bruno e Mamma Antonia per salutare il loro unico figlio, Domenico, morto mentre era in gita con i suoi compagni di classe a Milano. Stretti nel dolore, lo seguono in silenzio nel suo ultimo viaggio, quel viaggio di cui mai vorrebbero essere stati testimoni. Dietro di loro una folla commossa di parenti e amici. È la parola verità quella che riecheggia maggiormente tra le navate della chiesa di Altichiero, una verità che non riuscirebbe comunque a restituire Domenico, ma che serve per poter andare avanti. Tutti dobbiamo avere un debito di verità e coscienza nei confronti di Domenico, ha detto Papa Bruno ricordando il figlio. Il mio amico, il mio eroe ci ha lasciato qualcosa di importante che noi dobbiamo portare avanti, ha concluso. Di verità ha parlato anche Don Lorenzo nella sua omelia. Se tutta la verità che devo uscire è uscita, ma se ce n'è ancora nascosta sotto il magone delle paure, beh, auguriamoci che la si lasci uscire. La chiesa gremì di tante persone che vogliono bene a Domenico e alla sua famiglia. Un lutto che ha scosso anche il comune di Rosano, il Bassanese, dove era originaria la mamma Antonia, insegnante del liceo Fermi. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita della bara. Tanti ragazzi, amici, compagni di classe che in lacrime hanno abbracciato i genitori. Tutti in silenzio, accompagnati dalla preside e dai docenti, non vogliono parlare. Una decina di compagni di classe nelle scorse ore sono stati interrogati a lungo in questura a Padova. Hanno detto tutto perché non hanno nulla da nascondere, tant'è che si sono sottoposti volontariamente al test del DNA, ha detto un insegnante che era a Milano con loro. Gli investigatori ribadiscono che al momento non ci sono riscontri sul fatto che a Domenico sia stato somministrato del lassativo. Tracce di alcol invece sono state riscontrate nello stomaco del 19enne che la sera prima della tragedia aveva mangiato pizza e bevuto birra con i compagni. Ed ora cambiamo decisamente argomento. A poche ore dalla doppia manifestazione organizzata pro e contro i profughi, il sindaco Massimo Bitonci ha deciso di rinviare la manifestazione contro i profughi per paura di infiltrati e violenze. Vediamo. Fate la riflessione assieme al prefetto in quest'ora, io chiederò ai commercianti di spostare la manifestazione a settimana prossima. Dopo un incontro in prefettura questa mattina il sindaco di Padova ha invitato commercianti e residenti che hanno organizzato la fiaccolata contro l'ospitalità dei profughi nelle case private a spostare l'evento, evento che si sarebbe svolto questa sera in contemporanea con una manifestazione organizzata da Padova Accoglie, Ollus Cooperative e tanti cittadini che invece sono favorevoli all'ospitalità. Il sindaco ha giustificato questa richiesta temendo infiltrazioni da parte di estremisti. In modo che questi antagonisti possano fare la loro manifestazione stasera, io penso in maniera proprio cosciente, ci ho pensato molto e ne abbiamo discusso durante il comitato, io assolutamente non posso pensare che ci siano situazioni per cui qualcuno o si faccia male o venga messa a ferro e fuoco la città, perché qualcuno cercherà sicuramente il contrasto. Per quello che può valere come dato statistico, oltre 2000 le persone che su Facebook hanno aderito
aderito alla contromanifestazione in piazza Garibaldi, 300 invece coloro che fino a ieri volevano partecipare alla fiacolata contro i profughi lungo l'Istona fino in prefettura. L'annuncio fatto da Bitonci ha diviso gli utenti del social network tra chi approva la decisione del sindaco e chi invece sospetta che lo spostamento della fiacolata sia dovuto alle poche adesioni. Il primo ad accogliere la richiesta del sindaco è stato Massimiliano Pellizzari, presidente dei commercianti del centro e tra i promotori del corteo contro l'accoglienza. Padova non merita di essere ostaggio di contestatori organizzati venuti da chissà dove per creare disordine. Dura invece l'opposizione con Francesco Fiore di Padova 2020 che in un post sempre su Facebook chiede le dimissioni del sindaco definendo questa sua decisione un accaporetto. Intanto 14 nuovi profughi sono entrati nell'hotel Battaglia Terme, hotel che era diventato un ostello ma adesso sono arrivati loro. Il Comitato per la Sicurezza dei Cittadini e del Territorio di Battaglia ha già promosso subito una nuova raccolta firme. Il paese infatti pare che sia in subbuglio per questo nuovo arrivo. I profughi sono arrivati giovedì e sono ospitati dalla cooperativa Eco Officina dall'albergo di via Sant'Elena. Adesso invece vi facciamo vedere un'altra realtà, quella di Casa Leopardi. Qui l'accoglienza funziona, il sopralluogo di alcuni esponenti del Partito Democratico proprio in visita ai profughi. In Italia is a good country, is a freedom. L'Italia è un buon paese, è la libertà. Qui puoi uscire senza essere ucciso. Le parole di Bernard che arriva dalla Nigeria in un villaggio vicino alla zona controllata dal gruppo estremista islamico di Boko Haram. Bernard è uno dei 24 profughi ospitati in una struttura gestita dalla cooperativa Populus in via Leopardi a pochi passi da Prato della Valle. Poche cose nelle loro stanze, tra questi quaderni dove scrivono e cercano di imparare l'italiano. Nelle vicinanze ci sono due scuole, una di queste, l'elementare tedesco, condivide la mensa. Noi abbiamo delle scuole, qua davanti abbiamo il Marconi, abbiamo la tedesco. Vengono a mangiare i bambini tutti i giorni a pranzo e non abbiamo mai avuto nessun problema né da parte dei ragazzi né da parte dei genitori né da parte tantomeno dei dirigenti, anzi con i dirigenti dell'ottavo istituto abbiamo una collaborazione molto interessante. Alcuni dei ragazzi, tra cui questi due, vanno a pulire le mense nel pomeriggio. In visita alla struttura oggi sono arrivati il segretario cittadino del PD Antonio Bressa insieme con il segretario provinciale e consigliere comunale Bettin per mostrare una realtà possibile di accoglienza che funziona. Non succede nulla se la politica non strumentalizza, se la politica invece che assumersi la responsabilità di risolvere i suoi problemi li agita e crea allarme sociale e specula elettoralmente per avere dei voti. Se succede questo e chi si assume questa responsabilità non sta facendo l'interesse delle nostre comunità padovane. Voltiamo pagina adesso perché oggi a Padova c'era Tito Boeri, presidente dell'INPS. Forti le sue dichiarazioni ma non ha toccato il tema di stretta attualità. Vediamo. Rivalutazione delle pensioni. 2 milioni di pensionati su 5 resteranno a bocca asciutta ed è questo il rischio che anticipa il disegno di legge che sarà presentato lunedì dal Consiglio dei Ministri. L'idea è quella di restituire ai contribuenti italiani i soldi delle rivalutazioni bloccate attraverso mini rimborsi per fasce di reddito. Rimborsi pieni oppure all'80% o al 60% per fasce rispettivamente dai 1.500 euro, 2.000 e 2.500, con il beffardo risultato che i pensionati da 700 euro al mese per ora resteranno a bocca asciutta. Un tema su cui oggi il presidente dell'INPS Tito Boeri a Padova per un convegno sull'equità previdenziale non ha voluto toccare, dichiarando fin da subito di non poter rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Su alcuni punti però il presidente ed economista è stato chiaro, a partire dal ruolo dell'ente previdenziale. È forte ed è legittimo il sospetto che siano stati dati trattamenti di favore ad alcune categorie di persone rispetto ad altre. Documentare queste differenze di trattamento è molto importante. Impegnarsi d'ora in poi a evitare che queste differenze di trattamento possano continuare. E dai suoi errori quando non fu chiarito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Di stato, di viltà, perché c'era un po' la paura di dire guardate, noi abbiamo cambiato le regole. Stiamo formulando delle proposte, aggiunto, ma non tocca a noi decidere. Molti giovani oggi hanno beneficiato del nuovo sistema di trasparenza dell'ente, potendo così realizzare che le pensioni che riceveranno purtroppo non saranno pari a quanto si aspettano. Gli italiani non sanno spesso fare conti sul proprio futuro, fanno fatica a capire come funzionano i meccanismi di capitalizzazione, fanno fatica a capire quali saranno il valore delle loro contribuzioni ad un regime previdenziale.
E a proposito di pensioni, oggi i sindacati dei pensionati hanno incontrato la candidata presidente Alessandra Moretti. Vogliono essere ascoltati, vogliono una amministrazione regionale che non giri sempre la testa dall'altra parte e vogliono che la sanità veneta torni ad essere eccellente come lo era fino al 2010. L'incontro questa mattina di Alessandra Moretti con le principali sigle sindacali dei pensionati. Ruolo, quello dei pensionati, secondo la candidata del centro-sinistra, sempre più centrale nelle famiglie venete. Non autosufficienza e piano sociosanitario, i temi principali. I sindacati hanno però chiesto anche l'intervento per quanto riguarda le aggregazioni dei comuni, in quanto comuni troppo piccoli non riescono a fornire i servizi necessari alla comunità. I comuni, anche quelli piccoli, non vogliono mollare il campanile. Qui ci vuole una norma che li obblighi. I comuni al di sotto dei 10.000 abitanti non avranno mai i servizi sociali, non avranno mai la possibilità di assumere l'assistente sociale, non avranno mai la possibilità di fare assistenza domiciliare. E se a Roma Renzi e il PD sembrano in rotta coi sindacati, in Regione Veneto la candidata Moretti promette che ascolterà sempre le istanze che vengono dai rappresentanti di pensionati e lavoratori. Ha detto che a prescindere dall'atteggiamento che il governo nazionale ha in questo momento nei confronti dei sindacati, lei si assume la responsabilità di trovare un accordo con noi da subito, cioè lei dice ci sarà un tavolo permanente, se sarò presidente assolutamente questo lo farò. Adesso ancora la politica con l'area popolare che oggi ha presentato la sua lista a sostegno del candidato presidente Flavio Tosi. Altre avventure vedono invece un Veneto isolato, da solo, populista, per cui credo che delle volte in politica bisogna anche mettere davanti i valori del proprio credo rispetto ai propri interessi. I popolari trovano il loro spazio e lo riempiono di contenuti e persone. È proprio la definizione che usa Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto, e con il nuovo centrodestra transitato insieme all'Unione di Centro verso la lista Tosi per queste elezioni regionali. Perché credo che saremmo importanti, determinanti, soprattutto sui valori e sulle cose da fare. Siamo concreti. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere, sottolinea Zorzato. Il nostro Veneto non guarda indietro e non concepisce liti interne al partito. È la casa dei moderati del futuro, un'aggregazione di tutti quelli che bene o male sono ormai sparpagliati in tante stanze, in tante case, ma che è necessario per poter contrastare la sinistra di Renzi e l'estrema destra di Salvini, è necessario mettersi assieme. L'area popolare oggi in Veneto con Tosi si è presentata partendo da un Veneto come laboratorio nazionale per ricreare un'area moderata di centrodestra. Durante la presentazione della lista c'è stato anche un breve passaggio sul tema dei profughi. Non risolvi il problema dei profughi se non vai in Libia a fermare l'esodo, ma non con le parole, con i fatti, creando una zona franca. Adesso invece con le immagini andiamo all'Aquila, si è aperta ufficialmente questa mattina l'88esima adunata nazionale degli alpini con la cerimonia consueta dell'alzabandiera e l'inno nazionale. Siamo in Piazza d'Armi davanti a centinaia di persone in un clima festoso e commemorativo. Per aprire la adunata è stato scelto lo spazio adiacente al ristrutturato campo di atletica dove il 6 aprile del 2009, immediatamente dopo il terremoto che devastò la città e tanti paesi limitrofi, fu montata la tendopoli più grande del mondo, gestita per tutto il tempo dall'emergenza proprio dagli alpini. Ecco, vedete le immagini dell'alza bandiera sotto le note dell'inno nazionale. E allora adesso, per anticipare questa adunata, sentiamo un alpino doc, il rettore della Basilica del Santo, Padre Poiana. Per me il servizio militare nelle truppe alpine è stato una ricchezza, è stata la possibilità di verificare meglio chi sono, ecco, di conoscermi di più, di verificare anche delle potenzialità che non conoscevo, di aprirmi ad un mondo, ecco, più ampio di quello del mio piccolo paese, e questo mi ha aiutato a maturare anche la mia stessa vocazione, una vocazione che c'era già, che si era, diciamo così, come cammino interrotta, ma che poi è ripresa anche grazie al servizio militare.
Ricordo ovviamente che Rete Veneta seguirà in diretta la donata domenica con appunto una diretta a partire dalle 8:30 del mattino. Adesso in chiusura vi facciamo vedere le immagini dell'orto botanico, listato a lutto per la decisione del rettore Giuseppe Zaccaria, che ha aderito all'iniziativa per denunciare la distruzione dei beni storico-culturali in Medio Oriente ad opera degli estremisti dell'ISIS. Hanno colpito le nostre radici culturali e quelle del popolo, tradizione e identità del popolo stesso. Per questo abbiamo deciso di aderire listando a lutto l'orto botanico. Focus chiude la settimana con la politica e l'economia. Ospiti del direttore Luigi Bacialli saranno Pietrangelo Pettenò, Giuseppe Pan, Teresa Morelli, Andrea Ferrazzi, Michele Favero, Luigi Amendola, Davide Scano e Domenico Presti. Come sempre potete intervenire anche voi attraverso i vostri SMS. Ed è tutto per questa edizione di TG Padova. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguimento di serata su Rete Veneta. Arrivederci.